Il fatto adesso è questo. Mio padre, con la complicità di vostro padre, non ha lavorato, non ha prodotto, ha disertato la vita. Di questa diserzione agevolata il danno chi l'ha subito? Io! E io a chi mi devo rivolgere? A voi! A me! E certamente! Perché se vostro padre si fosse fatti fatti suoi, mio padre avrebbe costruito, avrebbe disposto, e io ora, in grazia di Dio, potrei godermi quel tale patrimonio sostanziale e tangibile. Ma fatemi piacere! Che cosa avrebbe potuto costruire vostro padre? Era ridotto in miseria. Mio padre lo raccolse che moriva di fame. E chi glielo fece fare di raccoglierlo e di sfamarlo? Sicché, per voi la carità cristiana non conta niente. Conta? Come no? Ma non bisogna esagerare. Un aiuto, un soccorso, avrebbero potuto ridargli la fiducia in se stesso, la forza per continuare a lottare, ma un aiuto, un soccorso. La samaritana dette un sorso d'acqua al sofferente, non gli gonfiò la pancia d'acqua. Non ti capisco, non ti capisco, non ti capisco. Non puoi, cara, ma è meglio così, credi. Capisco io. Che capisci? Quello che tu vuoi. Che voglio? Lo sai e non lo sai tu stessa, quello che vorresti. Oddio, Leone, io temo d'essere pazza. Ma no, che pazza. Sì, da aver commesso una pazzia. Non temere, ci sono qua io. E come farai? L'ho sempre fatto. Da che tu me ne facesti vedere la necessità. Io? Tu. Che necessità? D'ucciderti. Ma sì. Domani sera, Holiday, l'amichetto americano, viene con me a una festa di scapo di più di 5. Mia moglie resterà a casa e ascolterà la commedia del sabato alla radio. Lo fa sempre quando io sono fuori. Esattamente alle 11 meno 23 minuti tu varcherai il portone di casa. Troverai la chiave della porta sotto la guida delle scale. Qui. Il sesto gradino. Qui. Entri, chiudi la porta. Vai dritto alla finestra e ti nascondi dietro le tende. Esattamente alle 11 meno 20 io andrò al telefono dell'albergo per chiamare il mio capo. Ma mi sbaglierò e farò questo numero. Quando sentirai gli squilli del telefono, vedrai la luce filtrare sotto la porta della camera da letto. Quando mia moglie aprirà la porta, la luce entrerà nella stanza. Ragion per cui non ti dovrai muovere fino a quando lei non avrà risposto. Guai se fai il minimo rumore. Quando hai finito mi fai un fischio, piano, poi riattacchi. Non parlare, non dire niente. Io non dirò una parola. Quando sento il tuo fischio riattacco e rifaccio il numero. Credo giusto stavolta. Parlo con il mio capo come se niente fosse successo e ritorno alla festa. Tu, vieni avanti. Uno. Due. Oh. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Ora. Io voglio che tu reciti i versi del sommo poeta, scandendo bene ogni sillaba come se in bocca non avessi queste sei palline. Amor, che a nullo amato amar perdono. Ma non si capisce una parola. Per forza, come faccio? Ripeti. Che nulla, amato, amato, donna. No, ma no, Vitis, non sarebbe più semplice con Lisa, Lisetta, Elisabetta e Lina? Vieni! Che ti succede, Elisa? La mia dita, una! Ah, e non importa, ne ho altre sei!